parte nostra direi che è stata una partita un po' asfittica in attacco, grazie al fatto che siamo partiti non al nostro meglio difensivamente, ma questo è valso solo per il primo quarto. Non abbiamo trovato grossi sbocchi in attacco grazie sicuramente alla loro fisicità, alla loro organizzazione, ma anche noi siamo stati meno belli da vedere e meno pratici del solito e abbiamo eseguito meno in attacco. Abbiamo fatto un po' di confusione questa partita. In più abbiamo avuto anche punte percentuali al tiro, quindi la partita è stata condizionata molto da questo fatto. Però, visto poi il punteggio, visto poi l'andamento finale, nonostante una nostra partita non brillante in attacco, non è che poi ci hanno totalmente surclassato, quindi ovviamente noi dobbiamo sistemare qualcosa in attacco, ma soprattutto trovare più fluidità per trovare tiri migliori che peraltro oggi sono anche un po' usciti più del solito ai nostri tiratori da tre punti. E quindi niente, 1-0 e andiamo con fiducia alla partita di dopodomani, perché credo che in attacco possiamo fare solo meglio. Secondo me non è una grande perdita, diciamo, per niente. Il campo è stanco del grande reparto, quindi c'è il rischio che sia una serie di questo livello. Non lo so, sono due squadre che fanno sempre fatto per il due campionato della difesa è il loro punto di forza, quindi sono due squadre che non regalano niente. E quindi questo io non lo so, certo sarà una serie combattuta, questo ce l'aspettiamo. Noi sappiamo tutti che in questo momento abbiamo un piccolo svantaggio perché noi ruotiamo in otto con un ragazzo che non ha mai giocato tutto l'anno per quanto bravissimo, loro hanno oggi ruotato in 10. Quindi dobbiamo tener conto anche di questo, però. Sinceramente, con molta umiltà, io avevo fiducia prima di venire qui a giocare e dopo aver giocato e aver perso ho ancora più fiducia di prima. Poi se manca un americano, esce in casella così? Beh, comunque ci manca uno dei migliori giocatori del campionato, perché casella c'è lo stesso anche quando c'è uno dei migliori giocatori del campionato. La verità è che siamo uno in meno, ma se lei non mi faceva questa domanda non ne avremmo nemmeno parlato e non ci interessano gli assenti, come si dice in questo caso, ma veramente nello spettro non abbiamo parlato, martedì non ne parleremo e poi comunque speriamo di recuperarlo il prima possibile. Grazie.